esempio importante di cittadinanza attiva che viene dai Rotary salernitani e anche da alcune associazioni rotariane turche, pensate un po', a sostegno della nostra amministrazione a tutela e per la valorizzazione dei giardini della Minerva, che è un patrimonio storico davvero di valore mondiale. Mi auguro che questo esempio sia seguito da tante associazioni di volontariato, da tante associazioni del mondo dell'impresa a sostegno delle istituzioni in un momento di grande difficoltà finanziaria degli enti locali. È importante anche che ci sia la collaborazione e il sostegno di McDonald's. Questo sia in vista di una valorizzazione anche delle produzioni agroalimentari del nostro territorio e di un impiego di queste produzioni anche nella catena McDonald's, sia in vista del 2015, dell'Expo 2015, che sarà un'occasione per tutti di valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza, quindi un momento di grande significato. Sindaco, il sottosegretario del Basso dei Caroli ha dato ragione, addirittura tocca alla regione per la metropolitana. E voi aspettavate il sottosegretario per avere la conferma che ha ragione il sindaco di Salerno? E Dampani ha una responsabilità immensa, gravissima, per il blocco della nostra metropolitana. Io sto ancora aspettando che qualcuno mi dia una risposta, abbia la civiltà e la correttezza di rispondere. Nel momento in cui rilevo che non c'è bisogno neanche di impegno finanziario, ma soltanto dell'inserimento della nostra metropolitana nel contratto di servizi con Trenitalia, mi aspetto davvero che semplicemente per decenza, non per spirito di collaborazione, ma per decenza, per un senso di correttezza elementare, qualcuno dalla regione si decida a rispondere. Sappiano i nostri concittadini che gli atti di delinquenza politica, come li ho chiamati, proseguono. Io non trovo altro modo per definire questo comportamento. Commento sull'episodio di cronaca che ha visto l'aggressione ai turisti francesi. Ho letto molti titoli di giornali sparati e come sempre c'è l'abitudine a Salerno di gonfiare le palline e farle diventare palloni e mongolfiere. Un episodio sicuramente sgradevole, per l'amor di Dio. Innanzitutto sono stati individuati quelli che hanno consumato questa aggressione, saranno denunciati. Quindi le forze di polizia hanno fatto un lavoro eccellente, ma vorrei che riconducessimo la cosa nei suoi limiti. Stiamo parlando del fatto che alcuni ragazzi che avevano bevuto in preda ai fumi dell'alcol hanno compiuto atti non precisamente, come dire, rotariani, ecco, oxfordiani. C'è stato un ragazzo francese che era mezzo ubriaco e si è spogliato nudo e un ragazzo salernitano che stava lì con la sorella ha reagito in qualche modo. Questo è tutto. Avete trasformato in una guerra termonucleare una grande palla, ovviamente.